Una signora di 35 anni soffre di amenorrea, cioè di blocco mestruale, da 6 e da 5 cerca una gravidanza. Non vorrebbe fare la fecondazione assistita. Quali riflessioni ci induce questa storia? Innanzitutto, che un'amenorrea prolungata è molto negativa per la salute generale della persona. In particolare, essere in amenorrea, cioè senza mestruazioni, significa non avere un'adeguata produzione da parte delle ovaie di estradiolo, cioè di estrogeni e di progesterone. Ma senza estrogeni, senza progesterone e con poco testosterone, che viene sempre prodotto dall'ovaio, ecco che vanno in sofferenza, per esempio, il cervello, l'osso, i muscoli, la salute generale. Questa è già un'indicazione importante per dire a tutte le amiche che ci ascoltano e ci seguono che l'amenorrea, cioè il blocco mestruale, va indagato nelle sue cause e trattato. Possiamo avere due grandi cause di amenorrea. L'amenorrea cosiddetta ipotalamica, che dipende cioè da un blocco della centralina nel nostro cervello, l'ipotalamo, che produce quegli ormoni che poi stimolano l'ipofisi e l'ovaio per attivare il nostro ciclo. La prima causa di amenorrea ipotalamica è lo stress, uno stress che può essere fisico, anche una carenza cronica di sonno, una malattia grave, psicologico, una delusione amorosa, lo studiare moltissimo per un concorso o per un esame importante, tutto quello che mette il nostro organismo in uno stato di riserva. Ecco che allora il cervello dice: questa situazione non è buona per un'eventuale gravidanza e blocca il ciclo. Quindi amenorrea funzionale ipotalamica. Se noi correggiamo le cause biologiche e psicologiche, l'ovaio torna a lavorare perché l'ipotalamo si sblocca, stimola l'ipofisi e tutto il circuito armonioso della produzione degli ormoni femminili riparte, inclusa naturalmente l'ovulazione. L'altro tipo di amenorrea è invece quella dovuta a esaurimento dell'ovaio ed è quella tipica della menopausa. Nella nostra giovane donna abbiamo un'amenorrea di tipo funzionale. Quindi, primo consiglio, non dormite sulle amenorree che vanno indagate. Quale potrebbe essere la causa di un'amenorrea così prolungata? L'ho detto, un blocco psicologico, ma attenzione, noi dobbiamo anche andare a vedere la riserva ovarica, cioè quanti ovetti sono rimasti nelle nostre ovaie, perché con questo si può fare poi un progetto procreativo adeguato. Per esempio, rivolgersi a un centro di fecondazione assistita è comunque una buona idea perché valuteranno la riserva ovarica, valuteranno le disfunzioni magari anche della tiroide che possono concorrere a un blocco funzionale dell'ovulazione, ma possono anche in questi centri stimolare opportunamente, adeguatamente l'ovaio per far riprendere l'ovulazione e questo potrebbe essere sufficiente poi se il partner ha una normale conta spermatica a dare una fecondazione anche spontanea. Quindi il consiglio è, prima di tutto, non trascurare l'amenorrea, secondo, curarla rapidamente, terzo, rivolgersi a un centro di fecondazione assistita, non necessariamente per una fecondazione in vitro, ma per riattivare opportunamente tutto il bioritmo dell'ovulazione affinché quel concerto, quella musica ormonale necessaria per ovulare bene e per avere una fase poi successiva all'ovulazione di buona produzione di progesterone si possa realizzare in modo ottimale per poter finalmente realizzare il sogno di una gravidanza così tanto desiderata. In tutti i casi di amenorrea ipotalamica è fondamentale ricordare l'impegno proprio che noi tutti dovremmo avere per ripristinare l'armonia tra corpo e psiche. Ecco che allora possono essere molto utili, innanzitutto delle grandi passeggiate, perché il camminare è il modo più sano e antico, ma ancora oggi attualissimo e prezioso per il nostro corpo, per ridurre l'ansia da un lato, la depressione, ma anche l'infiammazione, perché il camminare scarica in modo
sano le energie negative, le scorie, e ricarica energia pulita. Molto utile anche il mindfulness, una psicoterapia, il training di rilassamento, cioè una persona può accorgersi di essere troppo sotto pressione e quindi non solo cercare una gravidanza, anche con le moderne tecniche di fecondazione assistita, ma cominciare dedicando più attenzione a quel ripristino della musica tra corpo e cuore, una maggiore serenità che aiuti proprio anche il nostro organismo a riprendere spontaneamente magari la propria ovulazione e il proprio bioritmo. Quindi stili di vita, un buon lavoro psicologico, ma anche un aiuto medico quando indicato.